come attore, il regista trasgressore. Del teatro una colonna, era apparso alla Madonna. Di bei film non per le masse, era artefice di classe. Per miracolo qui viene superstar Carmelo Bene. Maestro, maestro, scusi, le posso baciare? È la prima volta che finalmente la vedo qui. No, no, questa è una trasmissione di cinema. Cioè, io ho visto tutti i suoi film, tutti, dall'inizio. Male, no? Male, come male, male? Nostra Signora dei Turchi, Don Giovanni, tutti, li ricordo perfettamente. Salomè è meravigliosa, cioè, L'Amleto, ma insomma, guarda. Male. Come male, maestro, ma sta scherzando? Figlio mio, io li ho fatti. Appunto, cioè, peggio. Ma io penso, li ho visti tutti, sono addirittura nel Cineteca, ho fondato 3 cineclub per conservarli tutti quanti, per vederli continuamente, cioè non proprio, sono stato proprio allevato a questo, è stato fondamentale. Adesso lei... Peccato. Come peccato? Peccato. Ma non mi smonti tutto l'entusiasmo in questo modo, maestro, ci dia il verbo, per forza, dica sul cinema, lei, prego. Ma il cinema... è ripugnante, non trovo altro. Mi spiace, maestro, scusi. Cinema non è cinema, è cinema, ma cinema. Sì, la ripugnanza è filmica, cioè cinematografica. Mortuario, una pompa funebre, questo oltraggio all'attimo, al presente. Tutto ciò che passa su uno schermo è morto. Sì. È passato, è già passato. Sì, certo, sì. Non è nemmeno un capolavoro sulla nostalgia, oppure... No, non hanno remore questi cineasti. Al contrario di chi crede che l'avvento del sonoro abbia peggiorato la situazione già precaria dei fratelli Lumière, io penso che il cinema, e l'ho sempre anche sostenuto e provato, sia morto sul nascere. Quanto abortisce è cinema, cioè quanto è già abortito. È cinema. Il cinema non ha mai goduto un'autonomia, già nel suo nascere, già quando era muto. Sì. Un'autonomia di linguaggio, e non ha nemmeno saputo giocare al bricolage, cioè alla connivenza di vari linguaggi, avvento del sonoro. Il cinema non ha mai sgambettato il senso, per esempio. Ecco, il senso logico. Il cinema è sempre stato pessima letteratura, pessimo teatro, cinema mai, purtroppo pessima televisione. No, no, la televisione può essere senz'altro, al presente. La televisione produce il cinema, attualmente. Ahimè, la televisione si guardi da questo mariage, perché la televisione è una bella prostituta, ma è viva, il cinema è una prostituta morta. Putrefatta. Morta putrefatta, sì. Ecco. Caso di necrofilia. Ecco gli spettatori delle sale cinematografiche che si privano della sigaretta, del whisky, che so io. C'è una tortura, è un masochismo. Ma se l'autoinfliggono, sono degli autolesionisti, figlio mio. Ma... La Salammò di Flaubert parla uno superbo francese. È lì che sgambetta il senso. Come il teatro è qualcosa che va sgambettato, come la radio, a mio avviso il mezzo più affascinante, certo, in assoluto, perché intanto boccia questa volgarità dell'immagine, qualunque immagine è volgare, non si può avere sempre Raffaello, figuriamoci poi col cinema. Quindi il cinema ha rubacchiato la letteratura, il cinema, diciamo, di narrativa, il cinema che narra, si dice di qualcuno narra bene, sì, va bene, fa Salambò di Flaubert, allora in Cipria le comparse, narra bene. Da qui si spiega anche il fascino di alcuni metteurs en scène, si chiamano così, quelli che poi vengono chiamati dottori. Ecco, quando a Cinecittà le manovalanze intelligenti non sanno come definire questo individuo, in fondo senza arte né parte, che è il regista di cinema, lo chiamano dottore. Raro termine che viene usato per qualunque cosa. Sì, maestro corre per pochi, insomma. Gente davvero senza arte né parte, convinta così di rispolverare le proprie nostalgie, gli amarcord di tutti, se non alludo qui a Fellini, chiaramente alludo al suo titolo, ecco. Anche lui tenta per un repêchage del set, ecco, 8 e mezzo, altri film,
perché ha capito l'importanza. Cosa fa in fondo? Fellini vuole fare televisione in cinema. Certo. Ha paura del mortuario, ma anche il set portato, trasferito poi televisivamente sull'ottico, sul film, e quindi sullo schermo, è la morte del set, è il set dei morti. Questo è un po' il cinema. Dicevo, l'avvento del sonoro poteva favorire questo bricolage, sgambettare i codici del linguaggio. Non è stato per nulla fatto. È vero, il cinema peggiora ancora con lo sonoro. E più tecnologicamente se ne avvantaggia, più perde colpi. Il suono, basti pensare a queste macchine che io vedo qua dentro, superbe, sì. Stupende, le macchine di una volta, anche questo studio, no? Sì, sì. Mima lo studio di una volta. Ecco, grazie a Dio, tutto il cinema, tutto, indistintamente tutto, è destinato a svanire. Cioè, nel 2050 non ci sarà più un film, sarà tutto cancellato. No, ecco. Il cinema non ha prodotto niente di buono, ha mai. Ha solo mediato. Non c'è mai stato niente mediato di buono. Con l'aggravante poi dei monatti, cioè dei giornalisti, di gente senza arte né parte, eletti a critici. Ah, ma è sul critico mi trovo d'accordo. Critici, appunto. Dappertutto, anche in teatro, dovunque. Teatro, cioè, il critico come concezione. Io faccio i miracoli, dico, sì, sì. Per sgambettarmi sulla scena, per togliere il senso. Sì. Va bene, per togliere il senso della logica e restituendolo a una logica del senso, dell'esiana, in questo senso. E loro cosa fanno? Lo riportano alla trama, ai fatti, al senso. La storia lì. E così poi lo legge questi ignobili giornali dove tutto è ricondotto al senso. Cioè cosa tolgono? Tolgono l'arte, diciamo, tolgono la persona estetica, tolgono il fatto, tolgono la pelle. La pellicola è una pelle. Su questa pelle, con questa pelle io ho girato i miei film. Ma in Italia basta voltarsi un attimo e grazie a Dio sei sparito. Ecco, si può diventare il marziano a Roma, docet. Ah, certo. Flaiano ebbe a dirmi un giorno, incoraggiandomi, fai il cinema perché sei la sola persona che può sbagliare. E ha sbagliato? No, lui ci ha preso, no, lei, sono io lei che ho sbagliato. Mi domando, no, lui non lui ci ha preso. Lui ci ha preso, io grazie a Dio appunto. Ha sbagliato. Ho sbagliato, grazie a questo vuoto estetico della provvidenza. E allora io cosa lo faccio a fare, l'attore? Cioè non ha senso. Ma parlavamo del cinema. Sì, ecco. Non ha senso che si faccia l'attore al cinema. Questa è la cosa. Già io lo faccio poco. Si fa una marchetta, si fa un fotomodello, dice, ci conviene una certa cifra. Lei mi smonta Keaton adesso? No, ma Keaton è il nome di Dio. Keaton era una persona altrove. E certo. La sua grande partita di baseball, lui arriva in ritardo in quanto camera, mi si mette a rincorrere la palla lì e questo girare a vuoto. Ma il gregge, per cui si confeziona, intanto il talento è sempre cretino, non esiste. Dice, ma io so interpretare attraverso i mass media e le esigenze di milioni di imbecilli. Sì, ma deve essere un imbecille anche lui. Il talentato è l'imbecille per excellence. Vedrai, figlio mio, gli italiani hanno girato almeno un super 8. Sicuramente. La domestico. Vendita delle idee. Poi il cinema nasce sporco, nasce appunto familiare, sempre destinato al peggio della famiglia. Sì. Quindi alla famiglia del peggio. E quindi il gregge ha sempre ignorato Keaton, morto di fame proprio, soccorso soltanto negli ultimi anni della sua vita proprio in Italia da Franchi Engrassia in un nuovo spettacolo, credo, alla Spezia. Gli ha preferito sempre Charlie Chaplin. Sì. Lo so dove va a parlare, lo dica. Che disonora, è un giudeo che disonora davvero l'intelligenza ebraica. Grazie a nome degli perché ebrei. L'opera di Chaplin è l'opera più cretina, più incartapecorita, strappacore, dicono a Roma, è imbecille, ovvia, pensi Sadur come è contento. Inoltre, la pellicola, dicevo, già nei tempi di Chaplin, del muto, girava a 10 fotogrammi al secondo. Beh, è facile far ridere, ci viene da ridere anche a noi quando ci acceleriamo in moviola, è vero? Sì. Ecco, quando Chaplin passò a girare invece a 23 fotogrammi rotti, cioè la velocità cose, diciamo, cioè? Chiamiamola standard, normale, non più velocizzata, non più accelerata, o luce della ribalta, questi lacrimoni alla Rachmaninoff, queste cose. Tagliò tutto a Keaton. Dimostrò, proprio, lasciò, fece il suo testamento, va bene, di imbecille, e quindi l'ennesimo torto all'intelligenza ebraica. Sì, gli fregò tutto per le cose, eccetera. Infatti, ecco che nemmeno un ebreo sia riuscito a fare bene il cinema, è la prova di Dio, la prova dell'estetica divina, appunto, che il cinema non si può fare, perché è stato già fatto prima, quando lo fai.
Questo mi taglia la testa al toro, non c'è. Taglia la testa al toro. Ah, non c'è più nulla. Cosa resta? Il buio. Il buio. Buio, in nome di Dio, buio. Se il maestro dice buio in nome di Dio, o in nome di Dio oppure no, buio sia, perché mi sembra giusto. Maestro, io la ringrazio. Non farò mai più il cinema, ne bacio. Quello che...